disposizione delle, in particolare delle TV. C'era qualcuno che, se non sbaglio, voleva fare qualche domanda al nostro amministratore delegato. Prego, Sandro. Senti Pietro, senza girarci troppo intorno, perché avete cambiato quello? Ma sembra che voi siete sempre molto informati da questo punto di vista. Perciò a volte io, per sapere di più o per magari convincermi delle cose, leggo e ascolto. Sapete tutto, cioè, perché dovete? Io ribadisco un concetto: quando con le persone non mi trovo bene, sono chiaro e schietto; quando mi trovo bene, altrettanto. Ma perché, sapendo già tutto, a tutti è normale che c'è stato un problema alla fine della gara, un'esternazione, un atto magari dettato da una situazione anche con il nervosismo, con l'adrenalina di un certo tipo, riguardo il nostro presidente, e lì è scattato qualcosa. Poi quando si dice che noi avevamo preparato tutto, da questo punto di vista lì non si dice la verità, perché io con Donadoni non avevo mai parlato, addirittura ho dovuto, perché lui, un po' meno di me invece, questa è una bugia, ha cambiato i numeri, perciò da quando ha dovuto utilizzare un amico in comune per ritrovare il suo numero, e doveva essere, voglio dare prova, vedi, perché rispetto Colomba, soprattutto come uomo e per quello che ha fatto nel Parma, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, io per primo non lo devo dimenticare. Confermo che con Donatoni ho avuto degli incontri e lui, per una grande delicatezza, non ho detto per dove, ma non era per Parma, ma era per Udine. Avevamo avuto degli incontri per Udine, poi non sono andati a buon fine, abbiamo fatto delle scelte, però io ero rimasto molto colpito da questo, lo sanno anche i massimi esponenti della società dell'Udinese. E l'esordio della mia telefonata, così, è un qualcosa, non è che gli ho detto buongiorno, ciao, come stai, io ho esordito dicendo che usciranno i nostri eroi. Lui si mette a ridere, stavolta ci siamo riusciti, siamo contenti e perciò guardiamo in prospettiva, è positivo questa cosa. Per quello che riguarda il resto, noi non pensavamo, sinceramente. È chiaro che abbiamo dovuto fare una serie di confronti perché questo segno, in quel momento magari esternato con molta più schiettezza, di debolezza, interpretato da noi, non potesse poi arrivare ad una difficoltà ulteriore e più grave nel proseguo del campionato. La riunione di mercato come è andata? Quale? La riunione di sera, no. Con chi? Con lui? No, lì sono troppo più forte. Lui mi può chiaramente battere magari dalle 8:30 alle 9 di mattina, ma alle 2 alle 3 di notte sono più forte. Cercherò di parlare via di mezzo. Io sono nel pomeriggio, ma io sono uno con caratteristiche veramente mediterranee, capito? Un po' più spagnole. Yeah, prego. No, scusi, io in verità le volevo chiedere un'altra cosa, però lei mi dà il destro per approfondire quella precedente. Pensavo che era mancino. No, va bene, allora il discorso è questo, cioè, per capire, la frase incriminata è, diciamo così, un momento di scarico dell'allenatore nei confronti del presidente, o per dire ho una squadra di scarsa, che cosa volete da me? Cioè, perché lei ha parlato di debolezza. Sì, ecco, la debolezza che determinò la Colomba, ma pensavo che era una squadra scarsa. C'era un dubbio che era determinato se la squadra seguisse o no la sua proposta. E il dubbio è venuto a lui, è stato esternato al nostro presidente. Quando si arrivano a certi dubbi, poi magari il giorno dopo due giorni, ci si riflette. Questo qui fa scattare dei meccanismi che per noi il momento dell'azione dopo la partita bruttissima di Milano era quella di far rientrare la squadra, togliere i permessi e fare un incontro la mattina, finiva lì. Perciò da qui è scaturito qualcosa, però ribadisco, l'avete scritto, lo sapete, cioè domandarlo ulteriormente, io sto qui, rispondo, però è giusto che sia così. Però volevo anche continuare su un altro tipo di situazione che mi ha dato l'assist. Io purtroppo sono ambidestro, diciamo così, no, sono un fenomeno scarso, a parte le battute. Il Parma, noi siamo orgogliosi di Donadoni e tutto il resto, ma il Parma
è una società che anche Donadoni ha detto è ambita da molti tecnici, e questo deve essere un motivo d'orgoglio per Parma. Cioè, voi pensate veramente che tra me e il presidente in questa giornata abbiamo ricevuto soltanto telefonate di giornalisti o non di amici di amici o procuratori amici o cose di questo tipo? L'orgoglio è quello che io non ho ricevuto telefonate da parte di nessuno per sponsorizzare Donadoni, e Donadoni è stata un'idea mia, del presidente, ecco, con questo pure ci tengo a precisarlo, di comune accordo, siamo tutti quanti chiari, perché ogni volta che c'è una scelta io faccio una scelta, il presidente ne pensa un'altra, il presidente pensa una cosa e io ne penso un'altra ulteriormente. Se si ottengono risultati, non voglio partire dal presupposto di gestione sportiva, perché quello ho detto, siamo chiaramente condizionati da quello che sono gli episodi, i risultati, scelte giuste, scelte sbagliate. Ma se si va avanti ad ottenere dei risultati aziendali in questo modo è perché c'è la totale sintonia tra me e il presidente. Non c'è mai stata in nessuna decisione una situazione di vedute diverse, perché leggo da più parti che c'è questa cosa che una volta quando un allenatore si difende lo difendo io, quando l'altro lo vuole mandare e tutte queste robe così. Ma veramente a volte si creano dei film, è 3 anni che sto qui. Figuriamoci se c'erano tutte queste difficoltà, come ho letto, ancora ero qui a presentare Donadoni, secondo voi? Cioè, ma non perché io abbia la presunzione di andare via, ma mi avrebbe veramente mandato via il presidente se non c'era una sintonia sulle scelte. E perciò le possiamo fare giuste e sbagliate. Chiediamo comprensione in alcuni momenti e chiediamo rispetto però dall'altro lato. Direttore, solo chi lavora sbaglia, quindi al di là di quello che di buono ha fatto, di meno buono ha fatto Colomba, la domanda è molto breve e semplice che le faccio. Il Parma Calcio è soddisfatto della gestione della rosa che ha avuto Colomba? La gestione della rosa. Grazie mille. Sì, perfetto, ma non devo dare una risposta a questo, perché io penso che noi siamo fiduciosi e ci siamo confrontati col tecnico e ci fa piacere che il tecnico, indipendentemente da quello che magari ai più possa far interesse, ha ritenuto una squadra all'altezza per l'obiettivo che ci deve essere, che è un obiettivo ambizioso per certi versi in riferimento a raggiungere la salvezza con la più tranquillità e con il più breve tempo possibile, e toglierci delle soddisfazioni di prendere qualche squadra che in avanti. Queste sono state le parole di Donadoni, non è che noi abbiamo chiesto niente di più. Vogliamo che Donadoni lavori con estrema serenità in riferimento a questo, e l'altro aspetto importante che può venire come messaggio finale è quello che faccio estremamente fatica a lavorare su situazioni, non mi viene più il termine del progetto, ma su situazioni che so già che vanno a scadere, ok? Allora, io penso che rispondendo alla domanda di qualche collega vostro che ha detto le farebbe piacere, caro Donadoni, di iniziare un'avventura, io penso che lui si deve ritenere fortunato, perché inizia un'avventura di una stagione poi che ci sarà dopo con già 19 punti, di solito si inizia a zero, perciò tu sei già 19, è fortunato e devi andare avanti per un anno e mezzo, almeno minimo, per non proseguire anche per altri anni. Questo è tutto, ringrazio tutti. Il ringraziamento e il saluto ufficiale va a mister Colomba, ma anche al suo staff, all'allenatore in seconda Luca Gotti, al preparatore atletico Giovanni Andreini, al collaboratore tecnico Mario Bortolazzi. Adesso chiedevo gentilmente di stare seduti perché abbiamo le immagini finali di rito, prima per le